Ciao ragazzi e bentornati a tutte sul mio canale per un nuovo video. Se in questo video vi invito ad iscrivervi al canale ed attivare la campanella. Giù nell'info box, come sempre, troverete tutti i link inerenti ai miei social come Instagram, ci sono anche tutti gli altri link per quanto riguarda gli altri social. Ne approfitto per questo video perché appunto vi volevo dire che su Facebook ho da qualche settimana ho aperto una nuova pagina appunto dedicata solo alle unghie. Vi metto il link giù sempre nell'info box, così se vi fa piacere io li condivido praticamente le prove che faccio per quanto riguarda le unghie, i video, insomma un po' di tutto. Quindi se vi fa piacere vi aspetto anche lì. Allora, oggi per l'appunto vi voglio mostrare, come già vi avevo anticipato in un mini video, come faccio io la tecnica marmorizzata. Allora, questa è l'ultima prova che ho fatto e oggi per l'appunto vi faccio vedere come io ho creato questa nail art marmorizzata per l'appunto. È molto semplice e veloce, potete scegliere di farlo con i colori come più vi piacciono. Io per l'appunto sono in fissa con queste colorazioni, per cui anche un po' per provare questi colori ho voluto farla per l'appunto in questo modo qui. Quindi ora vi mostro come la creo io. Allora, questi sono i colori che andrò a utilizzare per l'appunto, eccoli qua, partendo dal SP143, SP279, SP319 e SP276, che sono tutti semi permanenti di passione unghie. Quindi io questo effetto lo creo con 4 colorazioni. Poi mi aiuterò con la piastrina e un pennello e infine un bastoncino d'arancio per miscelare un po' tutti i colori. Quindi ora vi faccio vedere i colori che vado ad inserire sulla piastrina. Mi avvicino un po'. Allora, vado praticamente a mettere i colori uno per volta, uno a fianco all'altro. Ok, a questo punto che ho appunto inserito sulla piastrina i colori che voglio andare a creare l'effetto marmorizzato, vado a prendere il mio bastoncino d'arancio e vado a miscelare i colori. Voi lo potete fare come più vi piace, io lo faccio in questo modo. Ok,
Ok, quindi vado a miscelare dal più chiaro al più scuro. Dopo di ciò vado a prendere il pennello a lingua di gatto e vado a prendere il colore in questo modo qui e lo vado a portare sulla mia unghia, in questo caso la mia tip, e vado in questo modo finché non ricopro tutta l'unghia. Mi guardo bene l'unghia in modo da non rimanere spazi vuoti. Dopo e questo è il risultato. E abbiamo il nostro effetto marmorizzato, ma che nello stesso tempo, in questo caso, avendo messo un semi permanente anche glitterato, abbiamo anche l'effetto glitterato, quindi veramente molto bello secondo me. E ora vado in lampada ed ecco qui. Ora vado a sgrassare. E ora vado a limare per dare una forma tutta omogenea. Ed ecco qui. Ora vado a sigillare tutto e abbiamo finito. Per sigillare utilizzo sempre il top coat di Nail For, che è veramente molto bello, lucidissimo, e vado a fare la mia passata di top coat. Ed ecco qua, molto molto bello secondo me. La cosa bella è che questo effetto si può fare con qualsiasi colore per avere appunto queste sfumature. E ora vado in lampada. Vi faccio vedere un altro esempio con altri colori. Quindi questa volta andrò a utilizzare il Finish Cover Skin, che comunque è un colore neutro, Dama, che è SP 194, poi il numero SPC 76 e poi SP 68. Quindi andiamo un po' a ricreare questo effetto con colori più autunnali. Quindi questo è l'effetto finale che abbiamo creato con i colori che vi ho fatto vedere prima, e ora lo rifacciamo con i colori che appunto vi ho anticipato prima. Quindi vado a mettere prima SPC 68. Sempre nella stessa modalità.
Poi vado a mettere il cover, che è appunto un color naturale. Però se avete il bianco, io non ce l'ho, infatti lo dovrei prendere. Potete mettere anche il bianco per dare un effetto un po' più diverso. Poi vado a mettere l'SPC94, che è Dama, uno dei miei colori preferiti per questo inverno, autunno-inverno, e poi SPC76, che è un tipo bordeaux. Il bello di questo effetto è che ci possiamo sbizzarrire come più ci piace. Quindi ora io vi avvicino e vado a miscelare i colori. In questo caso vado a girare la mia piastrina perché voglio miscelare dal più chiaro al più scuro. Vado a miscelare quindi i colori dal più chiaro al più scuro, sempre nello stesso modo di prima. E ora, sempre col pennello, vado a prendere il colore per crearmi appunto l'effetto come abbiamo fatto prima, quindi in questo modo qui, e vado sull'unghia. Ed ecco qui, questo è l'effetto che abbiamo ottenuto con questi colori. Poi voi potete mettere il prima il più chiaro, poi il più scuro, oppure viceversa, come più vi piace fare, insomma, per avere un effetto un po' più particolare. Va di lampada. Questo è il risultato che adesso andrò a sigillare in lampada, e questo è il risultato finale. Questo è l'effetto finale che abbiamo fatto insieme per quanto riguarda appunto questo effetto marmorizzato, che trovo che sia veramente molto bello, semplice da poter fare con qualsiasi colore che si voglia. Questo è il video che vi volevo appunto portare oggi sul canale. Vi volevo far vedere come io creo l'effetto marmorizzato, che trovo che sia semplice e bello nello stesso tempo. Fatemi sapere cosa ne pensate, quale vi piace, e fatemi sapere se proverete a fare anche voi questa tecnica. Io vi mando un bacio, vi saluto e vi ringrazio. Se vi va, vi aspetto su Instagram. Alla prossima, ciao ragazze!